o non condividere. Seguo il mio pensiero, non la condivido, va bene? Rimane però tutto il risultato positivo nella storia, perché con il buterramessimo e il calvinismo l'Europa si dividerà in due realtà separate. Quella meridionale, ne stiamo parlando ancora le conseguenze, noi ne paghiamo le conseguenze, che era ancora feudale, gerarchica e legata ai vertici della Chiesa cattolica. Quella settentrionale, centrale, che era luterana, calvinista, anglicana, oggi questi ci stanno dettando la legge e ci mettono la matita in mano per stabilire quali sono i compiti che dobbiamo fare. Pensa un po'. Allora, siccome stiamo facendo comunque del movimento, no? Come ti chiami? No, il tuo nome? Francesco, a parte il nome fantastico, ti volevo dire, non è una riunione del movimento. No, non è una riunione. Ho finito, Francesco. È bello, il termine missione ha comunque un significato religioso come vocazione. Sì, però il missionario è mia, non è una chiamata di un altro, cioè io penso che. Ma se sono la missione sono stato messa. Rocco, Francesco è invitato a cena sulle spese naturalmente. Per approfondire l'argomento, è invitato a cena, ma a sue spese sempre. Noi non abbiamo le forze elettorali. No, attenzione, allora adesso una nota simpatica e goliardica è opportuna. La sobrietà non è avarizia, attenzione, amici francesi. Quando Calvino. Siete tutti invitati a cena dal professore. Guarda che carino che sei. Perché lui è sobrio, non è avaro. Okay. Potere di sintesi, aspetta, cioè, volevo chiarire ancora una volta che questi incontri, questi seminari sono sempre degli incontri per ispirare l'educazione civica. Il Movimento 5 Stelle li ha promossi, il professore è un relatore, non è del Movimento 5 Stelle, e qui non si tracciano le linee guida del movimento, qui si parla di argomenti che ci aiutano a capire poi tutte quelle problematiche di cui ogni giorno discutiamo. Questo sia ben chiaro, perché questa è una premessa. Il mio sogno è che a Pasto nasca una scuola stabile di studi politici, giuridici e morali. Però allora dopo che hai recuperato il microfono e dopo l'intervento di Francesco, di cui sono grato perché ci aiuta poi a parte a stemperare un po' questa aria accademica, ci, no? Ci conforta la nave, ma poi non solo, ma poi in vino veritas, se lo facciamo bene, il professore ci racconta tante belle cose. Il simposio platonico fu scritto tra i fumi è fantastico. Sì. Allora, la sovietta calvinista, argine morale alla ricerca del profitto. Io comunque volevo anche dire una cosa. Sono belle queste fotografie che sono state inserite su questa slide. Ma la nuova è la più potente dell'animo umano. Vai avanti. Per tornare al grande informatore Ginevrino Calvino, lui asserisce su quella distinzione tra prescienza e predestinazione, vocazione o missione, che il lavoratore, intendendo per lavoratore nell'accezione più ampia possibile, colui che opera nella vita attiva, ma se diciamo così vogliamo dire anche l'imprenditore, possiamo dire anche il capitalista. Quale dote morale deve possedere? Deve possedere quella dote morale che testimonia della sua capacità di essere laborioso a tutto tondo, considerando il denaro un mezzo e non un fine. Qual è questa dote? Esattamente la sobrietà. Vedete la forza incisiva di questo messaggio, la, Francesco, palpitante attualità di questo messaggio di Calvino. Siamo nel 1516 secolo. Ritenete voi che questo discorso sia materiale di archivio
o non pensiamo piuttosto che abbia un'attualità notevole non solo rispetto a quelli che si chiamano imprenditori e sono pseudo imprenditori, ma anche rispetto a quelli che sono i titolari della delega politica? Le vicende di questi giorni, la crapola, il gioco, Pantagruel, tutti coloro che stanno utilizzando il denaro pubblico in una maniera pacchiana, volgare e ignorante, o non hanno letto la Bibbia, oppure ce l'avranno in qualche scaffale sotto un cumulo di polvere. E questa è la importanza del recupero di concetti come quello della sobrietà. Perché? Perché il profitto è, per certi aspetti, il versante pratico ed economico del concetto di libertà al quale abbiamo fatto riferimento poc'anzi. La mia libertà non è arbitrio. Io non posso occupare la tua sedia e tu non puoi occupare la mia. La tua libertà finisce nel momento in cui tu stai al posto tuo, lui sta al suo, e sono reciproci riconoscimenti di libertà. Se noi passiamo dall'aspetto politico e morale a quello economico, il problema non cambia, ha gli stessi connotati. Il profitto in quanto tale è una espansione senza limiti, dove vale il principio che il fine giustifica i mezzi, o non invece deve avere quello che abbiamo chiamato un argine morale, e cioè la sobrietà? Se capiamo questo ragionamento della finanza del nostro tempo, conserva o non conserva una sua incisività? Io credo di sì. Superlativo, merita un applauso questo tuo intervento. Prego. Non certo quella sobrietà è quella che si dice, che si chiama tutti i giorni, la sobrietà di Monti. La sobrietà? Di Monti, Monti, Monti dice, vabbè, ma su Monti parleremo di più a qualche giorno. Ma sicuramente non sarà quella la sobrietà. Vai. Ops, scusate. Siamo arrivati alle oligarchie finanziarie che non conoscono Calvino. Attenti a questo passaggio. Quando a metà del Novecento c'era lo scontro tra le civiltà e le visioni del mondo e della società, collettivismo sovietico, capitalismo occidentale, e poi nelle rispettive nazioni la lotta di classe tra proletariato e borghesia imprenditoriale, lo schema violento era però chiaro, perché i soggetti in campo, i protagonisti, erano delle persone in carne ed ossa. A me in questo momento non interessa riflettere su quali destini successivi si sono determinati, ci interessa riflettere sul fatto che oggi nel campo dell'uso del denaro non connesso alla imprenditorialità e alla creatività vi sono dei soggetti che non hanno volto. Quando diciamo il mercato e gli operatori finanziari, ci verrebbe la curiosità di guardarli per sapere se hanno una fisicità o no. Tutto questo non c'è, non li conosciamo, sono degli anonimi. Si dirà, ma il processo è irreversibile. Noi facciamo in modo che questo vada bene nel nostro piccolo, trasmettendo un messaggio, ma il dato di fatto è inoppugnabile. Questi soggetti che hanno dimenticato l'etica del lavoro, hanno dimenticato che la moneta in tutte le sue forme è uno strumento e non è un fine, o non conoscono Calvino e siamo stati buoni, o lo conoscono e lo hanno stracciato. Credo che sia veramente esaltante tutto questo. Siamo partiti sempre dallo sterco del diavolo, il denaro. Abbiamo fatto delle riflessioni. Prego, prego, prego. Poi, scusami, scusami, devi prendere il microfono, se no vieni qua. Rispetto al punto di partenza, si può fare un sillogismo tra il feudalesimo e la finanza, con feudatari senza volto che rappresentano i finanzieri? Certo.
non è un arbitrio, è un legame profondo che c'è. E torniamo sempre ai suoi discorsi di virtù. E c'è di più. L'elemento tipico della società feudale era la logica parassitaria. Non c'è, sia pure in modo più sottile e subdolo, un sistema parassitario che governa le sorti dell'umanità qui ed ora. E non possiamo pensare che questo sistema, attenzione a questo passaggio, Francesco, perché secondo me è importante, la dottrina liberale democratica ha connesso strettamente la libertà politica e la libertà economica. Il massimo della libertà politica è il principio dell'autodeterminazione dei popoli, che si coniugano con la libera iniziativa privata. Quando oggi un popolo storico, ma oggi maledetto, come quello della Grecia, non è libero di scegliere senza condizionamenti finanziari la propria classe dirigente, ed anzi alla vigilia del voto, momento più sacro della libertà politica, si trova di fronte a un ricatto. O scegli questa classe dirigente che svolgerà il compitino che gli abbiamo dato noi, oppure tu fallirai dalle radici. È venuto meno anche il principio del legame tra la libertà economica e la libertà politica. A questo io voglio aggiungere un'ulteriore provocazione, se mi consenti, è quella famosa distinzione tra reddito da lavoro e reddito da rendita, che gira attorno a questo discorso delle oligarchie finanziarie e quindi una questione di etica, di coscienza, di morale, eccetera, eccetera. Tutto quanto questo ragionamento che stiamo condividendo, ci deve aiutare sempre a riflettere su quelle che sono le nostre scelte, che sono al più fuori di queste mura del seminario, cioè quelle del movimento, che per arrivare a fare determinate scelte devono avere come premessa un'attenta riflessione di quella che è la storia, di quella che è la cultura, di quello che è l'aspetto che abbiamo appena discusso, e stiamo andando avanti molto velocemente. Andiamo avanti. Economia, finanza e volontà dei popoli, politica e sovrastruttura, punto di domanda. Questo è molto interessante, perché il discorso che ha fatto il signore, ma anche il completamento del ragionamento che hai fatto sulla questione Grecia, è un... su questo punto, sempre per schermo ovviamente, la domanda ha un significato profondo. Cos'è struttura, che cos'è sovrastruttura? Il discorso della deformazione, ma il riferimento è popolare. Quando in un anno, l'ultimo della secondaria superiore, un docente di storia e di filosofia spiega e immette nel programma per gli esami Karl Marx, spiega ai suoi giovani che cos'è il rapporto fra struttura e sovrastruttura. Immaginiamo l'edificio: vi sono dei pilastri, vi è un basamento, vi è qualche cosa che è sotto una mansarda. I due pilastri sono il grado di sviluppo delle forze produttive, l'aratro, l'aereo, i rapporti di produzione, che legame di lavoro c'è fra chi dà e chi offre lavoro, la società di riferimento, le ideologie sono sovrastruttura, diceva Marx con il suo economicismo in parte condiviso, in parte rigettato dalla storia, sono la morale, il diritto, la politica. È evidente che questa visione economicistica ha dovuto fare i conti con la storia. E la politica ha recuperato la sua dignità libera, perché è il fondamento della libertà dei popoli. Se invece oggi il popolo greco o quello irlandese o quello argentino e forse anche quello spagnolo e dulcis in fundo quello italico devono scegliere secondo la predeterminazione e non secondo libertà, perché si dice al limite potremmo anche non rinnovare, perché ho vinto le elezioni politiche del 2013, la domanda
a cui non possiamo dare una